Invece devi sapere che in effetti io all'esame di diploma, fra le varie cose, avevo una sonata di Beethoven e tuttora mi chiedo come fanno, ogni tanto li vedi su YouTube, come fa un ragazzo di 19 anni a suonare quella cosa, perché in effetti suonata come la vorrebbero, soprattutto in conservatorio, quindi un po' a, in teoria, a imitazione di come la voleva Beethoven, anche se poi nessuno può saperlo, però diciamo, no? In teoria il conservatorio è quello che difende la visione dei compositori, sono morti da 300 anni, però non entriamo in questa cosa. Volevo dire che Beethoven a 19 anni, la 110 di Beethoven, è un'impresa perché è misteriosa, è scritta da un uomo che peraltro comincia a non sentirci neanche tanto bene, ok, che ha un'età molto avanzata, con una sapienza musicale molto complessa e un mondo emotivo che un ragazzo di 19 anni fa fatica a trovare dentro di sé. Quindi io sono sempre stupito che nascano questi musicisti in grado di fare quella cosa, perché per me era quasi arabo, per assurdo, era un linguaggio musicale per me molto lontano. Io poi volevo suonare jazz, quindi quando si trattava di suonare Debussy ritrovavo certe armonie, quando si trattava di suonare Liszt ritrovavo un certo impeto che comunque a 19 anni ti puoi permettere, ma poi con Beethoven invece che iniziava così. Adesso tra l'altro non è neanche brutta, devo dire, a sentire, però no, perché non l'ho più sentito. È una cosa che all'epoca per me era un mistero, era tipo, ma che succede? Ma che mondo è? Cos'è questo? Oibò, a me sembrava un marchese che stava dicendo oibò ai commensali, no? Oibò, non è arrivato il fagiano. Lo si porti immediatamente in tavola, altrimenti chissà cosa succederà. A me sembrava un mondo assolutamente fuori dalla mia realtà. Non capivo proprio, per assurdo, i musicisti jazz degli anni 50 mi sembravano più vicini, e di che stavo a Campi Bisenzio, non è che per strada facevano yeah, cool man, però mi sembrava almeno più simile a quello che avevo in mente. Invece questo mondo qua era totalmente strano ed è stupefacente, perché invece è un mondo con cui i ragazzi vengono fatti scontrare immediatamente, e lo trovo abbastanza incredibile. Cioè bisognerebbe anche aiutarli facendo suonare loro delle cose più abbordabili per la loro età, quelle che vogliono far loro, per esempio. Molto bene.